Cittadini italiani, te la passo subito. Un applauso intanto per questo del collo all'estremis, riuscitissimo, come avete visto, flap fuori, arriva anche addirittura volo col carrello retrato naturalmente. Roberto è uno di quei pochi aeromodellisti. Davide, scusatemi tantissimo, Davide è uno di quei pochissimi aeromodellisti che autocostruiscono i loro velivoli. Guardate che parliamo di storie di circa 60-70 anni fa. Questo era, diciamo, la punta del diamante dell'aviazione italiana nella seconda guerra mondiale, ripeto, il Macchi 205.0. Bellissimo, torno lento, volo molto plastico che Davide ci sta facendo vedere. E per chi si interessa un po' dei dettagli tecnici, se vedete sul muso che è caratterizzato un po' similare, anzi uguale come il famoso Messerschmitt, è semplice la spiegazione, montavano allora i motori Daimler-Benz, addirittura i motori Mercedes, da circa 1470 cavalli. Era pari uguale ai famosi Spitfire Zero Mustang. Davide monta un propulsore molto molto raro, monta un Super Tigre 60cc, cioè un motore con due bicilindrico, e lui, come pochi altri, o pochi, diciamo come quasi nessuno, è riuscito a farlo funzionare per bene. Ecco la sua, nella sua esibizione molto plastica. Naturalmente anche il caccia tanti tempi dovevano essere in grado di formalizzare queste figure acrobatiche, chiaramente nei combattimenti alari erano assolutamente necessarie. Ci farà vedere un passaggio a potenza ridotta. Ecco, dalla vostra sinistra, al quasi minimo direi del motore, così lo potete ammirare in tutta sua bellezza. Guardate, bellissimo, un applauso per il genere, veramente magnifico questa dimostrazione, con il flap fuori, carrello fuori, idem, vuol dire che dopo 180 gradi si appresterà all'atterraggio. Batte le ali, grazie Davide, dimostrazione molto molto bella. Naturalmente l'atterraggio essendo una cosa sempre difficile con questi velivoli, perché il carrello si definisce molto vicino al baricentro, deve fare molta attenzione il pilota. Eccolo qua in fase finale, bellissimo, vero come vero, bravissimo Davide, fantastico, bravo.